Sapendo che sapevi che era fuori. E il giornalista mi diceva: perché sacerdote tra i militari? Ecco, io quando decisi di diventare sacerdote, avevo soltanto 10 anni e mezzo, e ho espresso questo desiderio alla mia famiglia, che fortemente mi contrastò e fortemente mi ha contrastato fino all'ultimo. Mio papà mi cacciò via di casa quando scelsi a 21 anni di entrare in seminario. Quindi scelsi semplicemente di essere sacerdote. Quando il mio maestro elementare mi chiese: ma tu perché vuoi diventare sacerdote? Ho detto: chi te lo dice? Ah, lo sento nel mio cuore, disse, a 10 anni e mezzo. E lei mi aggiunse: ma come chi vuoi essere sacerdote? Come il mio padre, compiuto 65 anni di sacerdozio il 13 luglio, 88enne, felicemente regnante, arciprete di Tito, in perfetta forma. Lui è stato il mio esempio, lui è stato il canale che il Signore ha utilizzato, si è servito per infondere in me il genere della chiamata. Quindi io scelsi, decisi, ho sognato di essere sacerdote come il mio padre. Il cappello militare è stato un'evoluzione che ho scoperto nel percorso, ho scoperto nel cammino di formazione. Quando ho partito io, ho partito il seminario, la mia famiglia, ripeto, fu molto contraria, mio papà forte, veramente forte, poi mio padre disse: per te voglio innanzitutto bene che tu sia lontano anche dalla tua famiglia, perché possa davvero formarti e essere anche più sereno, e poi perché voglio qualcosa di più. E lui mi mandò a Roma, contro la volontà dell'allora vescovo Pignanesi, mi mandò a Roma, contattando lui l'allora ordinario militare Monsignor Giuseppe Mani, poi vescovo di Cagliari, adesso in pensione da qualche mese. Ecco, tramite questa premura, questo mio parroco, io mi sono trovato in questo seminario del dottoriato militare, che forma sacerdoti e non guerrieri, forma dei sacerdoti a fare sacerdoti, ad essere sacerdoti, quindi a fare sacerdoti. E lì, nel percorso della mia formazione, ho cominciato a conoscere un po' più da vicino, un po' meno il mondo militare. Poi mi ero fatto io stesso il militare di leva, però stando lì in questo seminario, avendo come popolazione, come pecorella, perché legge dei militari, ho avuto la possibilità di conoscere i militari e ho scoperto la bellezza del militare, ho scoperto la bellezza di questi uomini che portano la divisa, la portano con onore, la portano con sacrificio e la portano conservando sotto un cuore enorme. E allora io sono felicissimo di essere cappellano militare. Quando finì il mio percorso di formazione, era arcivescovo di area militare attuale Cardinal Bagnasco, mi disse: Pasquale, cosa vuoi fare adesso? Vuoi tornare in diocesi? Vuoi rimanere a Roma? O vuoi fare il cappellano militare? Dissi: no, io faccio il cappellano militare perché ho scoperto un mondo veramente bellissimo. Un mondo che non è scontato, perché a differenza di una comune parrocchia, e c'è una produzione di popolo, lì nel mondo militare, lei lo sa, bisogna conquistarsi tutto, spazio per spazio, dalla fiducia dei ragazzi agli spazi per operare, a sfruttare i tempi che i militari hanno per inserirli. E allora ecco che l'attività pastorale del cappellano militare non è tanto celebrare la messa, sì, quell'anno, tutti i giorni, sempre, quasi una cosa così, ma l'attività del cappellano è una pastorale della presenza, una pastorale costante, anzi direi per quando mi riguarda onnipresente. Io sto e cerco di stare sempre e dovunque con i miei ragazzi. Io sono reduce da quasi sette mesi di posto, anche lì, come dicevo prima con Enzo, ho concluso i 7 mesi percorrendo 77.850 km per stare costantemente con gli oltre 1.100 nostri soldati che sono in quelle terre kosovare, che ancora, nonostante sono andato alle porte della nostra Italia, stenta a crescere, stenta a spuntare, cioè non viene la pace. Ecco, questi sono i nostri militari, questo è il servizio del cappellano militare e questo, ripeto, è il patrimonio che noi dobbiamo sapere cogliere, conoscere, accogliere e custodire, ma soprattutto vivere nelle nostre attività di tutti i giorni, altrimenti rendiamo vano il sacrificio di chi ha creduto fermamente e fortemente in quei valori grandissimi, tra cui la pace, di cui noi godiamo gratuitamente. Questo è il mio pensiero, questo è anche il mio ringraziamento per questa possibilità data in questa sera. Grazie di cuore.
deputato è stato davvero sentito. Permettete che vedevo tra il pubblico, abbiamo salutato la preside, abbiamo due amici impegnati, ecco, Salvatore Martire e Salvatore Verde. Su Salvatore Verde, Antonio, 10 secondi permettimi, Giussai ha presentato, ha scritto un libro, ne sta scrivendo un altro, davvero insieme con te contribuiscono a far grande Tursi, davvero complimenti a te, complimenti a loro per questo impegno concreto per far conoscere Tursi e i tursitani. Andiamo avanti, abbiamo un'altra ospite davvero rilevante, qui è un crescendo, in qualche modo poi arriviamo all'apice che è Antonio, ovviamente, perché lo abbiamo detto per ultimo. Noi abbiamo qui la dottoressa Maria Celano, che è la presidente dell'Associazione Lucana Magna Grecia di Torino. Torino quindi risuona spesso in questa sala, dovrebbe risuonare Genova, a dire la verità. Però chissà che con Torino si possa costruire qualcosa di interessante. Allora, dottoressa, io con l'ausilio del sindaco faccio il microfono e la ringraziamo per questa presenza e vi chiediamo di intervenire. Io ringrazio voi, la ringrazio Antonio per avermi interpellato e per avermi chiesto di essere presente e di conoscere il personaggio di Tursio di cui oggi discutiamo. Ringrazio anche il sindaco, che non conoscevo, conoscevo solo di nome perché diciamo, non ci siamo mai visti in altre occasioni, però finalmente si è quindi non è una garanzia, è vero. Mi ha sorpreso soprattutto il titolo, no? Una parte addio, perché io credo che più che un addio dovrebbe essere un arrivederci con l'attività che ha svolto il sergente. Però dire sergente buono, quando poi ho letto, ho pensato certamente non sarà stato solo perché ha confortato un suo paesano e quindi gli ha dato anche da bere, l'ha rassicurato dicendo andrò io dai tuoi familiari e racconterò la tua dignità, racconterò la tua capacità di aver combattuto non solo per l'Italia in generale che è così vasta e a volte era poco conosciuta, ma soprattutto per la libertà anche dei suoi familiari e quindi di quelli che lui conosceva. Io credo che poi ancora magari ci dirà qualcosa di più sul signore, che non sia stato solo questo episodio, ma questa persona mi ha dato modo di immaginarla dopo la guerra, quindi addietro, come una persona non cattiva. Quindi diciamo la sofferenza ricevuta in questo modo gratuitamente, perché non aveva chiesto, e come lui anche tanti altri soldati che sono partiti non sapendo che cosa avrebbero trovato, allora questa sofferenza non lo ha reso così cattivo, non ha voluto diciamo, impedire contro coloro che invece magari non sono partiti, sono rimasti al paese tranquillamente considerati fortunati. Mi è capitato anche di correggere, perché poi c'era il dono, quindi anche nel filmato che voi avete messo a disposizione di tutti noi, il fiume Donna. Non molto tempo fa ho corretto un altro libro scritto da una chiesa ormai insomma torinese dotta, perché dopo tanti anni insomma si può dire così, e parla anche questa racconta della campagna di Russia, giustamente non dalla parte dei meridionali, ma che noi dobbiamo guardarci, questo oggi parliamo di un russitano, quindi diciamo di un meridionale, ma un altro personaggio, Trentino. Allora, mi sono detta, quando si cantava la canzone Il diavolo romano non passa lo straniero, non poteva essere solo del nord, ma l'hanno cantata anche i meridionali che si sono trovati a combattere. E questo canto se lo sono portato
immagino così, dire davanti, cioè, continuamente, man mano che loro facevano le avanzate anche fuori dall'Italia. Quindi loro dovevano, a nome di tutti coloro che conoscevano e non conoscevano, difendere quella che era la libertà di tutti. Pur, come diceva il professore, costretti per una mania di potere molto forte a fare una guerra che non si voleva, non si voleva questa guerra, era solo un capriccio, di questo sono anche io d'accordo, perché quando le guerre si fanno, non si fanno perché effettivamente ce n'è bisogno, non c'è bisogno di fare la guerra, c'è bisogno soprattutto di costruire la pace. La guerra viene fatta dai capricciosi. Coloro che vogliono. Si fa la guerra perché non si sa parlare. Probabilmente la comunicazione non c'è, oppure si crea una comunicazione, ha parlato di Mussolini aveva un linguaggio o un codice linguistico, se vogliamo usare un altro termine, che permetteva di non far capire, no, ciò che si voleva fare, anche perché parlava un popolo analfabeta. Questi poveri soldati partivano senza sapere, no? Non erano mai usciti di casa, non erano stati in campagna, allora non era un treno da prendere, cosa erano come improvvisati. Ti racconto un episodio rapidissimo, 5 secondi. Un tenente, 2 stelle, aveva convinto i suoi soldati che il caffè per diventare dolce bisognava berlo col sale, perché loro bevevano il caffè dolce ma con lo zucchero. Quando i soldati protestavano dicevano no, ma quello è sale. Questo è ipnotismo, non è neanche plagio, è ipnotismo della gente. La nostra gente fu ipnotizzata da colui. Questo tipo di guerra che si potrà in un'altra maniera, perché era più fuori dell'Italia, che visto i nostri soldati italiani andare, no? In Siria, in Libano, in questi posti, anche questi non conosciuti, perché è vero lo facciamo a livello a scuola, sulla geografia, però il conto è indicare sulla carta geografica e immaginarsi un conto di vederlo in televisione, ma io credo che sia un altro conto essere lì e tutti i giorni pensare di non tornare a casa perché una bomba sorpresa, una fucilata sorpresa, ed è successo questo. Quindi ecco perché sono d'accordo nel costruire la pace. Non c'è bisogno di fare la guerra, ma di costruire la pace. I nostri soldati vanno anche avvenimenti naturali, un terremoto, un'alluvione, sono costretti ad andare. Ma credo che questa sia la battaglia più giusta, quella di aiutare la gente che sfortunatamente si trova in un momento non richiesto, quindi non capriccioso, anche se il tempo, diciamo l'atmosfera, questo potrebbe farci pensare che un capriccio non è così, si può arginare. L'altro tipo di guerra, sì, quella della maniera del potere, quella di comandare, dire tutti dovete fare la stessa cosa, cioè nell'esempio del caffè con sale, questo si può evitare. Mi ha sorpreso anche un'altra riga, no? Io forse prima che c'erano e quindi c'è un certo vincenzo ce l'hanno, mi sono detta chissà se non è mio papà, perché mio papà non ha fatto, pur portando, chiamandosi ce l'hanno vincenzo, non ha fatto la guerra, esentato perché un suo fratello era già stato in guerra e non era ritornato. Quindi era, sì, però forse ce l'hanno sono tanti, quindi ho detto chissà. Sì, forse. Io sono un assimo. E quindi lo dico, anche questo mi ha, diciamo, non costretta, ha richiesto a me un'attenzione maggiore su quelli che sono i valori che noi, sia io faccio l'insegnante, l'insegnante di sostegno, che diversamente ami, ma non per questo ad esempio da questi valori che sono appunto la dignità della persona, quindi attraverso me loro devono essere considerati delle persone che devono stare nella classe come tutti quanti. E a volte è capitato, non nel territorio, ma in una città come Torino, nelle scuole di questa grande città, non essere fuori della classe e quindi stare fuori. Allora, questo è il valore maggiore, la dignità della persona, riconoscere che ciascuno di noi ha dei diritti che non
capita molto spesso, no? Di vedere un padre o un figlio che scrivono, è capitato un'altra volta, per il concorso di utopia di categoria letale, un padre e un figlio che hanno scritto delle poesie a 4 anni, convinto perché sono ancora più duro. E allora la seconda volta, quando mi capita questo, io dico, bene, bisognerebbe sostenere molto di più questa, diciamo, questa unione, perché l'unione fa la forza. Ed ecco, noi torniamo a Sergente Buono, che ha pensato a aiutare gli altri, a far sapere agli altri, attraverso il suo diario, ciò che ha subito, significa unirsi in questa sofferenza e nello stesso tempo non essere così diventare peggio. Io mi fermo qua e poi risponderanno a quello che ho chiesto, soprattutto parlando di tutto. Grazie, grazie a tutti. Bene, ci stiamo avviando alla conclusione, manca solamente l'intervento di Antonio. Io, Antonio mi perdonerà, però gli citerò davvero velocemente, come forse qualcuno avrà visto, mancano due relatori che hanno appello, la dottoressa Luisa Susarpoli, che è la Presidente Nazionale dei Medici Italiani in Russia, purtroppo con un problema, è ricoverata a Milano, se non vado errato, e ci ha inviato una lettera di scuse, tra l'altro molto bella, forse Antonio non so se per alleggerire con che, però vi assicuro che è una lettera bellissima, all'indirizzo di Antonio e di Enzo e in generale della famiglia, e leggo solo le ultime righe. Oggi con queste solenne cerimonie la città di Tursi dà vita ad una nuova conoscenza e la prego, signor Antonio Rondinelli, di portare a tutta la comunità di Tursi che parteciperà alla cerimonia e alla sua famiglia in particolare la mia vicinanza e le mie congratulazioni per il doppio evento del prossimo 21 agosto. Ai giovani una preghiera, non permettete che il sacrificio di 90.000 eroi, 90.000 eroi cada nell'oblio, aiutateci a tenere viva la fiamma del ricordo. La Presidente Nazionale Luisa Susarpoli. Un'altra lettera importante, questa del dottor Rocco Brancati, che come sapete è vice caporedattore del Comune Basilicata, anche lui dice delle cose molto belle. Voglio solo citare alcune righe che sono interessanti, in cui si impegna, vediamo un po' dove. Ecco qua, mi riprometto con il presidente ed amico Franco Ottomano di riprendere la serata, quindi un'iniziativa come questa, a Casa Pietro, quando organizzeremo il calendario della stagione 2012-2013. Quindi è un impegno già, è già una prima data, che è già un primo impegno, insomma, ecco, la data ancora non c'è, che certamente avverrà prossimamente a Tursi. Ci scusiamo, ripeto, con chi ha scritto queste lettere per non poterle leggere tutte. Io passerei la parola ad Antonio per le giuste conclusioni. Voi non assolutamente non vi disperdete, perché dobbiamo fare delle foto ufficiali, perché tu insieme con tuo figlio avete lavorato, lavorate sulla memoria, e la memoria, c'è la memoria scritta, c'è la memoria fotografica, che è assolutamente importante. Quindi alla fine concluderemo con delle foto che sottolineeranno ulteriormente l'importanza di questa iniziativa. Allora Antonio, so che tu, noi ti ricordi, dovevamo fare un'intervista di 5 minuti, dovevamo fare con Antonio un'intervista di 5 minuti, durò 55 minuti, ma perché io dissi a Antonio, forse ci dobbiamo fermare, perché se no... Come? Sono qui per citermi Antonio, è una battuta ovviamente, mi scuserà Antonio, quindi Antonio in 10 minuti se riusciamo a sintetizzare e a dare qualche ulteriore messaggio al gentile pubblico che ci sta ascoltando, prego. Allora, prima che voi vengano rivendicati doverosi ringraziamenti, sindaco, vice sindaco, amministrazione comunale, e dottor Steglia dell'amministrazione provinciale, il nostro Marco Battista, dicevamo don Giovanni Rubito, e il mio stimatissimo amico dottor Mario Lamoro, conosciuto da poco però stimatissimo e carissimo.
l'insegnante Albino Albergo e l'insegnante Giuseppe Vinci, la Presidente Nazionale dell'UNIRI, che per motivi già detti non può essere tra noi, il dottor Brancati Rocco, la dottoressa Maria Gelano, la Presidente dell'Associazione Magna Grecia di Torino, e voglio ringraziare soprattutto i miei figli, senza i quali forse questo volume non ci sarebbe stato. Io lo ringrazio perché i suoi direttivi, i suoi insegnamenti sono stati preziosi. Preziosi perché siamo riusciti a trovare il diario quotidiano che il suo comandante, cioè il comandante dello zio Vincenzo, redigeva giorno per giorno. Per cui da quel diario abbiamo potuto ricostruire tutta la sua vicenda. E i ringraziamenti che ha già fatto anche il mio figlio, voglio ringraziare il Centro Studi Onor Caduti di via Francesco Sforza Roma, a cui mi riesce un giorno e disse guardate, io devo redigere e mi servono questi documenti, mi serviva la cartolina di Lima. Perché? Perché zio Vincenzo non aveva mai parlato dei nominativi dei campi di concentramento. Siccome i russi definivano i campi di concentramento non con i nomi, ma con i numeri, e gli spiegai le mie motivazioni. Dice, noi veramente trattiamo i caduti. Però, disse al signore che era lì come segretario, dice, vai a dare un'occhiata nell'archivio. Andò, la signora tornò e mi disse, ma lei è fortunato? No, dico, signore, mi sta prendendo in giro. No, la cartolina di suo zio è qua. Caso ha voluto che era tra i caduti, però lui vivente, la cartolina era qua. E dalla cartolina sono potuto risalire al campo di concentramento di Postman che portava il numero 86. Avendo partecipato a un convegno russiano che si era tenuto all'Università La Sapienza di Roma, e dal testo della professoressa Maria Teresa Giusti, che è stata la prima in Italia a studiare l'argomento della campagna di Russia, sono potuto risalire appunto alla localizzazione di Covid. Verso i campi vi accenno la sintesi del libro. Ma qualcuno di voi si è chiesto perché oggi e non per esempio un altro giorno del mese di agosto? Visto? Oggi è l'anniversario del 70° anniversario della sua nomina a Sergei. Avvenne già in territorio russo, in località che vi ho detto prima, tenete a mente la località di Cantalino. Bene, la compagnia di Vincenzo si è dislocata tra i due centri di Cantalino e Calice, che erano proprio nel retroterra del punto di sfondamento che abbiamo visto nel video. E io ho ritenuto opportuno quando vedete il video, perché in seguito allo sfondamento ci fu il 12 dicembre del 1942 la sua cattura e presa di giudizio. Naturalmente i russi utilizzavano a lavorare l'intimo, non lasciavano che un prigioniero rimanesse sempre in uno stesso campo di concentramento, per cui lui già ebbe la fortuna di non scendere a Tambov. Tambov è stato il campo di prigionieri veramente crudele. In due giorni sono morti 8.000 italiani. Due giorni. Lui scese alla schiena e poiché rimase lì solo 6-7 mesi, dopo che la schiena andò a foto. E lì, signor Sindaco, vi posso dire che il nostro sergente buono ha dato lezioni della sua professionalità con te. Chi ha dato nelle mani il libro, andatevi a leggere quella pagina, laddove lui viene indicato ad essere
primo buongiorno nascono da sotto gli altri. Per cui togliendo il primo aveva 3-4 buongiorni di condotto. E chi aveva accusato, cioè da chi fu accusato, lui ebbe, diciamo, un risentimento e disse: beh, io accetterò la punizione, a patto che mi sia inflitta dopo la raccolta del condotto. E lì dimostrò la professionalità contadina che si portava dietro come retaggio della famiglia e della società tossica. Quindi possiamo andare orgogliosi, oltre, diciamo, le sofferenze, ai patimenti, anche al bocciolo dell'amore, perché sì, c'è una pagina là dove sboccia anche l'amore, là dove dice, da in quel momento che viene chiamato dalla dottoressa responsabile del campo di prigionia, la quale gli dice: soldato, se vuoi tornare vivo in Italia, lascia stare le donne russe. In quel momento ci fu un gioco di occhi, e dice Vincenzo, poi lì la passione, il sesso ci avvinse e non capimmo più nulla. Non avevo mai intuito che la responsabile del campo si fosse innamorata di me. Ebbene, fu proprio lei, sì, quella donna, a dargli la notizia della sua liberazione. La liberazione avvenne dal 18 dicembre del 42 al 18 novembre del 45. Non ci fu messaggio, non ci fu una lettera. Era dato per disperso. La mia nonna buon'anima andò persino da i magieri, cioè lontano, andò persino da questa pur di sapere notizie. E questa gli disse: guarda, tuo figlio è vivo, è in un capannone. Sì, lui era in un capannone. La notizia venne, e qui la storia del singolo e dei singoli si intreccia. La notizia arrivò perché quando il treno dei Reggi arrivò a Merano, Bolzano proprio, e l'altoparlante della stazione annunciava: ora stanno per arrivare i figli più cari d'Italia. C'era tanta gente, forse qualcuno guardava, era ansiosa di osservare, di individuare qualcuno che gli apparteneva, ma forse non conosceva nessuno. Si reclinavano su chi stava per tornare. Ebbene, lo sguardo di una famiglia si posò su zio Vincenzo, e zio Vincenzo, trovando un assento in quell'espressione, disse: mandate una notizia a casa mia, perché non sanno che sono ancora qui. Gli diede l'indirizzo così, volando. Bene, quella lettera scritta da un'estranea, da un'altra mamma, arrivò a Tossi, a una mamma che era afflitta come la Madonna Torre, così ho detto io. Arrivò la notizia, e arrivò, sapete quando? Quando era nato il sottoscritto. E la mia nonna disse, un piccolino, come si dice a Tossi, e poteva bella notizia: io nacqui, lui tornò, lui è morto, io sono qui a leggere e a scrivere le sue memorie. E ripeto ancora, le voglio lasciare ai giovani. Ho voluto anche, se l'avete notato, scegliere chi fosse andato a leggere la preghiera dei fedeli stasera, un giovane. E la segnalazione che ha fatto la Presidente Nazionale del Movimento, la sottolineo, dice: signor Londinelli, mi ha colpito soprattutto perché con lei c'è suo figlio. Lei lascia il testimone di questa memoria
di questi ricordi tramite suo figlio, che oggi è giovane e saprà domani trasmetterla ai figli e ai suoi figli, ai figli dei suoi figli. Voglio soltanto dire questo, signor Sindaco, io vi ringrazio, cioè noi vi ringraziamo di questa sensibilità che l'amministrazione che lei rappresenta ha avuto nei nostri confronti. Noi però vorremmo ricambiare in un certo senso quel poco che possiamo fare, lo faremo, ma soprattutto un segno tangibile, iscrivere il comune di Tours nella lista dei soci dell'Associazione Nazionale Italiana Renzi della Russia. E questa è una promessa che Antonio e Enzo Rondinelli questa sera fanno al comune di Tours. Poi voglio ricalcare quello che il dottor Stella ha detto, mi è piaciuto, e questo è scritto anche sul libro, non ha scopo di lucro, chi mi conosce non ho bisogno, il mio intento è quello di trasmettere le memorie. Tuttavia prendo esempio da quello che, e questo lo dicevo anche oggi a casa con Pasquale, prendo esempio di quello che ha fatto l'Associazione Nazionale Italiana degli Antichi, che ha costruito a Rosso, in Russia, ha costruito una scuola materna. Bene, signor Sindaco, e intendo di Enzo e Antonio che se dovesse dalla distribuzione di questo libro devolvere un contributo a questa scuola materna a nome e titolo del Comune di Tours. Qualità davvero straordinaria. Bene, allora siamo davvero in conclusione, tanti spunti sono stati dati, anche delle tracce di lavoro, veramente speriamo che nei prossimi mesi a tutti possano verificarsi alcuni degli spunti che sono stati evidenziati. Concludo con questa battuta, noi questa sera abbiamo due tenenti, abbiamo due ufficiali nei diversi ruoli. Io credo, Sindaco, che Antonio, così come qualche altra persona che ho citato, possono essere le sentinelle di Tours. Sarebbe davvero bello magari un'iniziativa all'anno, fare un qualcosa e nominare idealmente, ovviamente, alcune persone di Tours come sentinelle di Tours, perché sono riuscite, riescono a dare un contributo a questa città e a tutto il territorio. Noi ci fermiamo qui, ringraziamo i presenti ancora.